Buonasera, benvenuti al telegiornale di Canale 3 Toscana. Torniamo sul tema dei nidi gratis in Toscana, criteri per far accedere a questo provvedimento le famiglie. Non sono mancate anche le reazioni da parte della politica locale. Ci racconta tutto Emanuele Giorgi. Nidi gratis per le famiglie toscane con reddito inferiore ai 35.000 euro. E questa l'ultima iniziativa della Regione Toscana che vuole promuovere la possibilità di beneficiare dei servizi per la prima infanzia. Al momento non è dato sapersi quali sono i comuni e gli asili dove poter beneficiare delle risorse, ma c'è già chi esprime grande soddisfazione, come Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale. Una misura che spetterà a tutte quelle famiglie che hanno un reddito ISEE sotto 35.000 euro, quindi una misura importante per consentire a bambine e bambini di frequentare i nidi dei comuni toscani. Le risorse saranno dei fondi comunitari filtrati dalla Regione Toscana, assegnati ai comuni che dovranno chiedere alla Regione di poter istituire questo servizio nelle proprie municipalità. A sua volta le famiglie dovranno fare richiesta nei prossimi mesi e questo avverrà tutto fra marzo, aprile e maggio. Fin dalle prossime settimane ci sarà l'iter dell'attuazione di una misura importante a sostegno delle famiglie e nel contempo del lavoro dei genitori che consentirà loro appunto di coniugare i tempi della famiglia con i tempi del lavoro. Non manca chi, invece, ha qualche dubbio. È il caso di Paolo Benini, assessore all'infanzia del Comune di Siena. Ma non è che si può dire molto, no? Come sempre la politica fa dei bei proclami e poi bisogna vedere come escono, quindi bellissimo, grande riunione, daremo tutto a tutti, andrete tutti in paradiso, poi bisogna vedere i bandi, cosa c'è scritto dentro e come partecipare, quindi al momento un'iniziativa positiva, vediamo come poi si concretizza nei bandi di gara a cui il Comune di Siena parteciperà. Proprio Benini ha parlato anche del recentissimo sondaggio promosso dal Comune di Siena che ha messo in evidenza una generale soddisfazione nelle famiglie senesi. Sì, un report viene fatto annualmente, ho visto che c'è qualche criticità sull'app che viene usata ma che provvederemo ad aggiustare e la conferma nonostante le tante strumentalizzazioni che le scuole comunali erano un servizio che soddisfa le famiglie, diciamo, quindi è una conferma, ecco, non è che mi aspettavo, è bene metterlo su carta perché così è qualcosa di oggettivo rispetto ai sentito dire e alle chiacchiere. Io so che il personale delle nostre scuole lavora bene, con passione, so che gli uffici istruzione sono veramente molto competenti e tutti questi anni che sono stato qui ho trovato sempre una validissima collaborazione e molta attenzione a tutti gli aspetti. Fa piacere poi ricevere un report che conferma tutto questo, la bontà del lavoro che viene fatto. Cambiamo argomento, qualche settimana ancora la proposta di una nuova commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi potrebbe essere portata in aula alla Camera per ottenere il via libera. Questo pomeriggio è stato espletato l'ultimo passaggio in sede di commissione parlamentare, la nomina dei due relatori. Si tratta di Carolina Varchi di Fratelli d'Italia e Laura Cavindoli della Lega. Il servizio è di Aldo Tani. Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia, e Laura Cavindoli, onorevole della Lega. Sono i due relatori individuati dalle commissioni della Camera Giustizia e Finanze che oggi, in seduta congiunta, hanno approvato un ordine del giorno che di fatto è un primo via libera all'istituzione di una nuova commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. La commissione parrebbe dunque essere addirittura d'arrivo. L'unico voto contrario all'ordine del giorno è stato quello di Bruno Tabacci, che avrebbe evidenziato la propria contrarietà non tanto ai deputati prescelti, quanto alle commissioni d'inchiesta in generale. Secondo Varchi, l'approdo in aula potrebbe essere già tra 2 settimane. Auspico che molto presto arrivi il voto finale in aula e la commissione possa riprendere l'attività già iniziata nella scorsa legislatura, grazie a una proposta di Walter Rizzetto, ha affermato il presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Ciro Maschio. Esprimo grande soddisfazione perché la vicenda della morte di David Rossi è una pagina oscura sulla quale occorre fare chiarezza e restituire verità e giustizia. La precedente commissione ha lavorato per 14 mesi ed è terminata con la fine anticipata della legislatura.
Si sta tenendo proprio in questi minuti la parata del Mardi Gras a New Orleans, che ha come tema protagonista il Palio di Siena. Sull'argomento è intervenuto nuovamente il presidente del Consorzio di tutela del Palio di Siena, Antonio Carapelli. Ci racconta tutto Marco Crimi. Non avevo dubbi sul buon lavoro svolto, si sono veramente impegnati sulla produzione dei carri, ma per il consorzio restano comunque delle perplessità nel vedere associata la nostra tradizione ad un evento culturalmente distante. Nel giorno in cui si sta svolgendo il martedì grasso del Carnevale di New Orleans, è Antonio Carapelli che è tornato a parlare dell'argomento del palio, che è il protagonista della parata del re. Il presidente del consorzio di tutela del Palio di Siena ha mantenuto le posizioni assunte un mese fa, quando era uscita fuori la notizia. Non vogliamo apparire bigotti, ed apprezzabile che il palio sia così conosciuto a livello mondiale. Non apprezziamo invece l'accostamento al carnevale, ad una festa di cui non sappiamo cosa aspettarci, ha detto Carapelli, ricordando poi la condivisione delle scelte che c'è stata tra lui e gli altri priori delle contrade. Intanto sta andando avanti la parata nelle strade della città della Louisiana, che è partita alle 10:30 dall'incrocio tra Napoleon e St. Clair Avenue, per passare poi da St. Charles Street ed arrivare in Canal Street. 29 i carri presenti, dove sono montati 450 figuranti. A sedere sul trono del carnevale invece Ludovico Feoli, primo latinoamericano, visto che è nato in Costa Rica ma vive a New Orleans da 20 anni, a ricoprire questo ruolo. Feoli è attualmente docente associato dell'Università di Tulane ed è anche direttore esecutivo del Center for Inter-American Policy. A New Orleans è presente anche l'ambasciatrice d'Italia a Washington, Mariangela Zappia, che, spiegava una nota, presenzierà quale ospite d'onore alle celebrazioni del Mardi Gras, filata di carri allegorici tra le più importanti del paese e dedicata quest'anno al Palio di Siena in virtù dello storico legame con l'Italia della città di New Orleans, primo porto di sbarco di immigrati italiani negli USA nell'Ottocento. Torniamo dopo 2 anni con un'edizione rinnovata. In Piazza del Campo ci sarà la partenza della corsa, ma anche l'arrivo. L'iniziativa è tutta su Siena. Questa, come fa sapere il presidente della WISP Siena, Simone Pacciani, è la novità della nuova edizione delle Terre di Siena Ultramarathon, che torna la prossima domenica. Marco Crimi. È un'edizione che torna dopo 2 anni di fermo a causa Covid, e torna anche in un'edizione completamente rinnovata, perché Siena, Piazza del Campo, diventa sia partenza che arrivo dell'evento. Questa, come fa sapere il presidente della WISP di Siena, Simone Pacciani, è la novità della nuova edizione della Terre di Siena Ultramarathon, che torna la prossima domenica. A fare da cornice all'appuntamento sportivo sono Siena, il suo centro storico e le zone limitrofe. 1200 gli iscritti ad ora, un numero che per Pacciani è in linea con le precedenti edizioni. 3, come di consueto, le gare competitive in programma, che si differenziano per la distanza. La più lunga è di 50 km e porterà i partecipanti ad esplorare gli angoli del nostro territorio, dalla città alla campagna, fino al Chianti e alla via Francigena, potendo anche godere di meraviglie come Villa Trasqua o il castello di Monteriggioni. Poi c'è il tracciato da 32 km, vissuti su strade bianche che si alternano all'asfalto. Il percorso è ideale per i runner che preferiscano le mezze distanze e per chi pratica trail. Sali e scendi continui anche nella gara di 18 km, che pur essendo la più corta è in grado di regalare emozioni al pari delle altre due. Infine, lo ricordiamo, si potrà anche partecipare alla passeggiata non agonistica. Di grande impatto saranno gli ultimi chilometri che si correranno nel centro storico di Siena, con l'entrata attraverso Porta Camollia, quindi i Giardini della Lizia, San Domenico, il Battistero e Piazza Duomo, e una volta raggiunta e superata Via del Casato è la conchiglia di Piazza del Campo ad accogliere i corridori. Novità anche per la maglia, che da questa edizione sarà blu e verde acqua, scostandosi da quanto realizzato finora. Ci si potrà iscrivere alle 4 manifestazioni del Terre di Siena Ultramarathon fino al 23 febbraio sul sito ufficiale della gara, dove sono inoltre presenti tutte le informazioni. Si potranno ritirare pettorale e pacchi gara sabato 25 dalle 10 alle 20 al Rettorato dell'Università di Siena e domenica 26 dalle 7 alle 8:30 in Piazza del Campo. Penso che queste manifestazioni ce ne debbano essere di più, e che si coniughino bene con il tipo di territorio che noi abbiamo e con il tipo di tradizione che noi abbiamo in questo territorio, anche dal punto di vista sportivo, una tradizione che va recuperata. Terre di Siena è un fiore all'occhiello del calendario di eventi sportivi che, in un periodo di solito di bassa stagione per le presenze a Siena, permette un coinvolgimento con tutto il territorio di riferimento. Questo è il commento di Luigi De Mossi.
Questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Io vi ricordo, dopo il break pubblicitario, la nostra rubrica Post TG. Questa sera abbiamo ospite il senatore Silvio Franceschelli. Con lui parleremo di tanti temi, dalle attività in corso della nona commissione di cui lui fa parte, ma parleremo ovviamente anche di tematiche locali, di biotecnopolo. Queste e tante altre notizie da condividere insieme a lui. Vi aspetto dopo il break pubblicitario.